Amici di A Tutto Tennis e amiche di Tutto Tennis, oggi in diretta con Fernando Romboli, tennista italo-brasiliano, per parlare della sua carriera e di alcuni fatti importanti che riguardano la sua vita privata e il suo rapporto con l'Italia. Sta per arrivare, con un attimo di pazienza. Eccolo qui. Ciao, come va? Tutto Ciao Dani, come stai? Tutto bene, tu? a posto, sì, tutto bene. Adesso tu dove ti trovi? In quale città? A Rio de Janeiro. Bello. Sì, sono qua arrivato 2 giorni fa. Un bel giorno caldo oggi. E com'è la situazione lì della pandemia? Come si vive? Qua in Brasile sono tanti, dipende, tipo a San Paolo siamo ancora in quarantena, però un paio di città sono più aperte, Chiotra, quindi un altro giorno una città era aperta, però dopo 2 settimane hanno chiuso un'altra volta, sai, perché è una situazione, no, nessuno sa come fare davvero, sai? E qua a Capisco. Rio vedo, non so, non vedo tanta gente come facendo tutto per aiutare, sai? Vedo un paio di gente alla spiaggia, sai com'è? Sì, diciamo che forse è difficile mantenere anche il distanziamento, le mascherine, penso con parecchio caldo. È che sono tanto tempo già così, no? Sono come, non lo so, 3 mesi e nessuno sa davvero come fare, sai? Tipo, siamo qua a 3 mesi e tutto uguale, pensa la popolazione. Quindi per Certo, questo sarà. penso che è un po' difficile di mantenere tutto a casa, perché già sono 3 mesi, se un mese va bene, però dopo i moriamo in casa o com'è? Assolutamente comprensibile, insomma, noi abbiamo vissuto, stiamo vivendo, insomma, una situazione simile, ecco, quindi Sì. ti capisco benissimo. Tu hai ripreso ad allenarti? Sì, io sto allenando già sempre, davvero, perché dove abito io c'è una, tipo un, come si dice, una palestra, una piccola palestra, quindi anche posso allenarmi in campo, c'è mio zio, c'è una, come si dice, un'accademia, non lo so, Sì, un sì, circolo. non un circolo, però con il campo è chiuso, però ogni volta ando io lì, allenandomi un po', però sì, io sono tranquillo, questa è una fortunata, diciamo così. Meno male, sì, ti tieni in forma sia fisicamente che mentalmente in questa Sì, situazione, è sì, molto importante. sì, 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 giusto. Quando hai iniziato a giocare a tennis? Raccontaci un po' i tuoi esordi. Iniziato con 5 anni in quella accademia di mio zio. Mio zio Sì. aveva un'accademia a Santos, quindi mia mamma lavorava lì, no, con il sport, questa è la parte dell'amministrazione, così. Quindi io ero lì tutto il giorno, quindi faceva anche il tennis, un paio di altri sport, quindi era Ah, giocavi anche a calcio? sì, anche qua a calcio, come si dice, come portero, no, archero, come si dice in italiano, Portiere.
portiere, giocava lì, però sempre mi piaceva tanto il tennis. No, non mi ricordo di non stare nel campo. Bene, bene, bene. E quando hai deciso di volere diventare un tennista professionista? C'è stata un'occasione in cui hai deciso, hai capito che sarebbe stata la strada giusta? Io non mi ricordo, però mi diceva mio papà mi diceva che quando era tipo 8 anni ha detto a lui che voleva giocare solo al tennis. E mi ricordo un po' perché con 8 anni mi ricordo di avere giocato il primo torneo, diciamo così. Sì. E è andato bene, ho sentito bene il campo, sai, non ho sentito come una pressione così, quindi sapevo, sempre mi piacevo tanto il tennis, sai? Quindi Perché era. quella sarebbe stata la tua strada. Sì, era tutto il giorno lì, era parte della mia giornata, quindi mia mamma era lì tutto il giorno, io lì, quindi era troppo facile per me. Bene, bene così. Raccontaci un po' il tuo staff, chi fa parte del tuo staff, se anche tu hai non solo un allenatore, un preparatore atletico, ma anche un mental coach, un nutrizionista. Guarda, adesso io mi alleno qua a Rio de Janeiro con il team del Tennis Hut, se dice così. È un'accademia qua che mi aiutano tutta la pre-season, diciamo così. La faccio qua 2 anni e nell'anno quando sto tipo in viaggio, sempre parlo con loro perché questo è il doppista. Sono come, non lo so, 30 settimane fuori, quindi è un sacco di tempo, sai com'è. Però quando sto qui a Brasile, trovo di venire qua. Non è sempre perché io abito a Guarujá, che è una città all'estato di San Paolo, quindi non è facile venire qua, diciamo così. Devo allenarmi una settimana, sai? È difficile venire qua. Quando io trovo di venire qua quando sono minimo 2 settimane, così vengono, sto qua tranquillo, mi alleno 2 settimane e ritorno per giocare. Certo, chiarissimo. Raccontaci un po' qual è il tuo rapporto con l'Italia. So che anche un tuo familiare Sì, era sì. italiano. Mio bisnonno era italiano, lui era vicino a Venezia. Sì. Lui è andato con tutta la famiglia quando lui era 9 anni, penso, è andato a Brasile. Io no, non ho conosciuto mio bisnonno. Io ho cominciato a cercare di giocare per il campionato di squadre in Europa. Quindi quando era, non lo so, tipo 24 anni, 25. E ho visto che era più facile di fare con un passaporto europeo. Quindi da lì ho cominciato a cercare come poteva fare. Io sapevo che se un bisnonno era italiano, tutto va bene. Ho cominciato questa situazione. Dopo 2 anni io ho preso il passaporto italiano. Però il primo anno io ho giocato a Messina, adesso campionato di squadra per Messina, ho giocato senza il passaporto. Il secondo anno già con il passaporto. E è stata un'esperienza bellissima, davvero. Quindi, per noi giocatori di tennis, siamo sempre da solo, no? Sempre giochiamo per noi, sempre da solo. Quindi giocare un campionato di squadra è diverso, è come giocare. Io ho giocato quando era più giovane, come 16 anni, ho giocato la Junior Davis Cup, un paio di campionato per i squadra qua per Brasile, e mi piaceva. E il campionato di squadra in Italia è lo stesso, meglio, è diverso, è un'emozione diversa. E la squadra essa di Messina è bellissima, come prima esperienza sicuramente.
Dopo ho giocato in altre squadre, come l'anno scorso, ho giocato per Benevento, anche ho trovato un'esperienza bellissima. Come Messina noi andiamo a uno per la prima volta. Sì. Io ho vinto il punto decisivo, pazzesco. E dopo l'anno scorso, lo stesso a Benevento, andiamo a due per la prima volta. Sì. E battiamo all'ultimo incontro a un'altra squadra lì vicino, come 30 minuti. Era una rivalità sì grande, Sentita. sì, sentita. A parte Benevento cerca di Napoli, sono un po' più Certo. caldo lì. È Ma stata una bella esperienza. diciamo il sud d'Italia ti ha portato fortuna. È possibile che Vero. il fatto di essere brasiliano e il clima che c'è al sud, anche la gente molto simili, Sì, ti abbiano un po' frenato. questo è, io ho sempre pensato così, che Italia, per me Italia è il paese più latino, non lo so, brasiliano di Europa, mi piace tanto, davvero. Portogallo, noi parliamo lo stesso idioma, però è diverso, io sento che Italia è più calda, è un po' più simile come Brasile. Sono tanti italiani a Brasile, sai com'è. Assolutamente. Tanti brasiliani in Italia, quindi Anche, sì, sono un anche. motivo. Ci chiedono se la differenza, diciamo, di preparazione atletica e tattica tra la scuola italiana e brasiliana. Come posso dirti? Io vedo che mi piace in Italia. Qua in Brasile non vedo tanto, non solo in Brasile e un'altra scuola. Scuola che sono meno tradizionale, Sì. no, non vedo come una scuola, è diverso. Per una scuola solo vedo come la italiana, la francese, l'americana, la spagnola. Questo paese, abbiamo una scuola davvero, sai? Tipo, io vedo che in Italia sono tanti, come si dice, allenatore con corso, tipo vai in un circolo, dice: ah, qua è un circolo della FIT B, diciamo così, no? E anche c'è un centro speciale, non lo so, Forlì, no? Credo che c'è un centro grande italiano a Forlì. Quindi io Diciamo che vedo, la scuola italiana è più strutturata, ecco, più sì, una struttura rispetto alla Foligno, Foligno, no? Foligno, sì. Foligno, sì. Quindi io vedo la scuola italiana bellamente organizzata, sai? Mi piace come funziona. Dico, non lo so internamente, però quello che vedo di fuori sembra una scuola organizzata, sai? Se tu gioca, sia un buon tennista con 10 anni, con 12, con 14, la federazione ti aiuta, ti prende, ti prende come si dice, a Folino per entrenare, per allenare con il allenatore di là. O a Quindi Tirrenia anche ci sì, a sono diversi Tirrenia anche, sì. sì, anche negli ultimi anni. In altro paese è più difficile, sai, tipo Brasile non, la federazione qua ha cominciato a fare, adesso noi abbiamo un centro di allenamento a Florianópolis, che è un'iniziativa bellissima. Già 2 anni fa che noi facciamo come un incontro al fine dell'anno, lì, di una settimana, con tutti i giocatori, professionisti, giovanili, allenatori. Quindi qua siamo al comincio di una cosa più strutturata, diciamo così. Ma tu, visto che hai sentito Florianopolis, ti sei allenato mai con Guga Quarten? Guga, c'è una storia buona. Io ero in Stati Uniti all'US Open, Sì? giocando junior, giocando 18 anni, giocando junior lì, e mi allenava lì, e
il giugno comincia come una settimana, è la seconda settimana dell'adulti. Io ero lì allenando con il mio allenatore e arriva Guga. Già me conosceva, dopo non lo so, ho allenato con lui un paio di volte qua a Brasile anche tutto. E arrivato lì mi ha detto: posso aiutarti? Sì, ovvio. Io ho cominciato a fare un paio di allenamento con me, con le mani, sai, così come un allenatore normale. Quindi io Sì. sempre dico che Guga è una persona troppo umana, così, sai, perché per noi è un giocatore di questo livello. Tu vedi come non una persona, no? Vedi come, non lo so, un dio, diciamo così. E quando lui è vicino, no? Senti che puoi parlare con lui normale, sai? Puoi chiedere Un qualcosa, amico. un amico, giustamente. Quindi è veramente un idolo. Molto molto bello, molto Cioè, positivo, soprattutto anche per l'immagine del Brasile, del tennis sicuro, brasiliano, assolutamente un sì. personaggio positivo. Invece, parlando un po' dei risultati della tua carriera di doppio, innanzitutto il grande successo del 2019 nel Challenger di Malevio, dove hai vinto il torneo, se non sbaglio, in coppia con Neis. Con lei, sì, giusto, sì. Tra l'altro, battendo anche un certo Simone Bolelli, Bolelli, che sì, Molteni, sì. senza Bolelli il doppio ha fatto dei discreti risultati, una vittoria all'Australian Open, Ha secondo vinto in me. Australia, no, però ha fatto qualcosa, no? Così, giusto per gradire. Quali sono state le tue sensazioni in quel torneo e che motivazione ti ha dato anche per il futuro? Sicuramente un bel torneo, noi abbiamo vinto, sempre una settimana speciale, però si gioca con il doppio, si gioca ogni settimana, quindi non si può stare troppo felice quando vince, perché anche si perde tanto, sai, come in tennis generale, nello sport generale così, il tennis si prende 32 giocatori. Del tabellone principale, solo uno non perde in quella settimana. Quindi, Verissimo. mentalmente il tennis è diverso. Se tu vinci un torneo domenica e l'altro, te lo giuro, 10 minuti dopo tu vinci quello torneo, già sta pensando nella prossima settimana, no? Devo arrivare prima per allenarmi, per vedere com'è il campo, le palle, tutto. E si perde nel primo giorno della settimana, lunedì, è lo stesso. Perdi e già pensa nel prossimo torneo come funziona. Quindi il tennis è diverso perché si gioca settimana a settimana. Quindi Sì. non si può, come si dice, stare Rilassarsi. giusto, sai? Quindi però quella settimana noi giochiamo benissimo. Quella partita mi ricordo, quella partita contro Bolelli Molteni, hanno vinto 12 de 10 al super tie break. E giocavamo anche benissimo alla finale contro due francesi che erano forti anche, che hanno fatto che adesso sono una buona coppia di challenger. Quindi è stata una bella settimana, sicuramente. Ho visto anche che negli ultimi 2 anni hai scalato parecchio il ranking, perché nel 2018, inizio 2018, eri 189, Giusto. quest'anno hai raggiunto il tuo best ranking al 92, adesso sei il numero 93, quindi è stato un bel salto di qualità. Cos'è stato decisivo, diciamo, in questa crescita? È stata una crescita mentale, tecnica? Ma tecnica, sicuramente, perché anche io ho cominciato a giocare solo doppio nel 2018, giustamente. E vedo che giocando solo doppio ho cominciato a allenarmi cose specifiche per il doppio. E oggi è veramente diverso di giocare singolo. Sono tante cose che per me solo semplicemente il fatto di allenarmi
di un altro mondo, mi ha aiutato tanto. Non dico che ha allenato me tanto, tipo, ah no, sono cosa super diversa. No, semplicemente ho giocato più partita di doppio, più allenamento di doppio, mi ha Ma aiutato cosa tanto. cambia nell'allenamento di doppio rispetto al single? Che cosa curate in più e che parte tralasciate, quindi rispetto al Io doppio? vedo che la parte di, come si dice, di spazio, come si dice, space, come si dice in italiano, Spazio. il spazio. Lo spazio è diverso, di coprire il campo di una maniera diversa, sai? Perché Sì. il doppio oggi sono pochi spazi per mettere la palla, perché tanto alla rete. Sono tanti giocatori che sono buonissimo in coprire, Sì. quindi è una partita più corta, diciamo così, però deve essere un po' più, come si dice, di, come si dice, accuracy. Sì. Concentrazione, di accuratezza, di Sì. curare i dettagli. Giusto, perché la palle sono come, non lo so, tiene lì 10-20 centimetri per mettere lì, se no il giocatore della re finisce, sai? Quindi, come io ho cominciato a allenarmi solo questa parte, ovviamente ha migliorato tanto questa differenza di ranking, Certo. però per di qua andare a essere un meglio giocatore, devo allenarmi un'altra cosa adesso, sono altro tipo di situazione. Questo comincio dell'anno che ho giocato come 4 ATP, vedi che è un'altra partita, sai, un Certo. altro livello, l'evoluzione è tantissima, Come ti conta sentivi tanto. quest'anno, come ti sentivi prima dello stop? Che sensazioni avevi? Ho visto che i giocatori lì sono più regolari, diciamo così, ti fanno giocare tutto il tempo, sai? Sì. A livello challenger si sbaglia un po' di più, penso io, sai? All'ATP sono più forti in questa parte, specialmente per me, ho visto della devoluzione, che non è facile, il doppio, come ti ho detto. Sì. Non c'è tanto spazio per mettere la palle. Loro, questo tipo di giocatori come lo top 10, mettono lì tutto il tempo, sai, ti fanno giocare. Per me, questo che ho visto che è la cosa più diversa, sì, a questo livello. E me l'hanno detto tanti tennisti che sono stati gli ospiti del mio canale. La differenza è che arrivato a un certo livello non si sbaglia mai. È Quindi giusto, è praticamente sono giusto. delle macchine, quindi È basta un momento giusto. di distrazione verso la partita si gioca su pochi punti. Sì, non si sbaglia la maniera che giocano questo giocatore al punto importante è un'altra cosa che cambia, sai? È 40 pari, loro ti fanno giocare sempre o ti mettono un buon servizio. Sì. E per questo sono lì loro, e noi siamo un po' più, sai? Indietro, ma già voi siete fortissimi. Ecco, io penso un amatore dovesse giocare con voi avrebbe difficoltà a fare qualche punto. Più o Quindi, meno così, più o meno così. per quanto riguarda la tua superficie preferita. A terra battuta, sicuro. Sì, Ma anche sempre ho sul giocato. cemento ho Sì, giocato gioco bene anche sul cemento, sì, però è più facile per me adattare alla terra battuta. Tutta mia carriera l'ho nato in terra battuta, sicuramente, qua a Brasile. tu a che giocatore ti ispiri? Che giocatore, chi è il tuo idolo? Magari possiamo dire uno in singolo, uno in doppio. Lasciami vedere. Singolo Guga, sicuramente. I Federer.
e in doppio mi piaceva vedere tanto perché giocava con una mano e come si dice, l'austriaco che Peja che giocava con Soares perché loro giocavano nel stesso lato che io e a una Sì. mano anche e lo Sbrajan, no? Sbrajan sono Di incredibile, Brian, pazzesco, grandissimo. sì, sono Ma in tutti i campi, servizio, una volè, piccolo, coppia, sì, lascio. tutto, sì, non Ho sono... subito due domande. Un giocatore italiano che ti ispira? Italiano che mi ispira. Potresti dire Vediamo. Giuliano Cleppo, che adesso si è collegato, o Vava su... Bavassuri, come si dice lui. Vava su... O Kleppo, sicuramente O Kleppo, Giuli. Sicuramente il Mon... Cleppo. The Wolf, no, anche The Wolf. No, sorry, no. Però Motti, Bavassuri come Motti, compagno Motti. di come compagno di doppio non sarebbe Giocato, male. sì, ho giocato una volta con lui. No, giochiamo una Visto. volta, non mi ricordo dove era. Giochiamo bene, no, sì, Vava, anche ha fatto un bel torneo al campionato assoluti, no? Ha fatto semifinale, no? Sì, ha Sì, giocato molto ho molto bene. visto, no, 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 ho visto, sì, no, Vava, un gran ragazzo, mi piace tanto lui. Hai seguito quindi il torneo, hai seguito gli assoluti, cosa ne Un po', pensi? sì, ho visto. Una bella iniziativa sicuramente. Penso che come tutti i tornei devono cominciare così, di una maniera interna, diciamo così, come hanno fatto in Austria, come hanno fatto in Germania, adesso in Italia. È perfetto così, perché il problema del tennis per me è il viaggio, no? È un sport internazionale che devono viaggiare tutti di tutta parte del mondo. Quindi, se cominciamo così regionalmente, per me è l'unica maniera. E speriamo che qua a Brasile anche la federazione c'è l'intenzione di fare anche torneo nazionale. Adesso stiamo aspettando che la situazione sia un po' meglio qua perché ancora qua tutto è chiuso, diciamo così, non si può fare. Certo. Quindi per me è la meglio iniziativa di cominciare a fare il tennis un'altra volta. E a questo punto mi tocca chiederti cosa ne pensi di quello che è L'Adria. successo nell'Adria. Dell'Adria. Dovevo chiedere. Hai chiamato tu Guarda, una domanda. per me la intenzione era buona. Per me la intenzione era la stessa, però loro sicuramente erano troppo ottimista, non poteva fare con il pubblico, non poteva. Diciamo che c'è stata una piccolissima differenza. L'Adria erano presenti dai 3.000 ai 5.000 spettatori al È giusto, giorno, attualmente 109 erano i posti disponibili. Io non ho visto perché ho ascoltato che Djokovic ha fatto l'Adria per ricardare soldi, no? Per una fondazione, qualcosa così, no? Sì. E non lo so se il pubblico per pagare ingresso era una cosa primordiale. Non lo so, non penso. Penso che la grande parte dei soldi di questo evento sono gli sponsor, no? Che ugualmente, se tu metti un campo senza pubblico, ugualmente vedi alla televisione, sono tanti lì, no? Quindi Certo. io penso questo, la intenzione era buona perché erano giocatore fortissimo, Djokovic, Cilic, Coric, Thiem. Che questo è buono per il tennis. Io penso che il tennis deve cominciare A ripartire, sì, a sicuramente. ripartire, sì, però la Con parte una del gestione diversa. pubblico, per me, la parte del pubblico, lo so che in Serbia il lockdown già non è come diciamo così, che lui ha fatto dentro della legge, però Sì. no,
abbiamo visto che ancora no, non è possibile. È una, Sicuramente. anche, lo so che è difficile, è stato disastroso, però uguale è una lezione. Così, per questo, noi possiamo vedere che ancora è presto per fare qualcosa con un tanto di pubblico. Assolutamente, comunque bisogna organizzarsi meglio, come ad esempio hanno fatto gli Giusto, assoluti, portando giusto, una sì. parte di pubblico Sì. Sì. distanziato, si può provare, quantomeno. Giusto per non lasciare le domande indietro, mi chiedono anche se hai mai giocato con un amatore o giochi con un amatore soltanto per il gusto di giocare, se ti diverti. Sì, un paio di volte, sì, uno sabato, domenica, sì. Un paio di amico che non adesso, però prima della pandemia questa, sì, io giocavo sempre che era alla mia città, un paio di amico al sabato, dopo mangiamo una carne e va bene. Ma tu gli dai 6060 o io gli lascio fare un No, game? no, 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 no. Solo per La ridere legge un del po'. tennis è quella, meglio dare 6060 che fare un game. No, no, solo per rilassare un po'. È chiaro, ci sta. Ti faccio una domanda che faccio a tutti. La partita da 1 milione di dollari, contro chi la giocheresti? Naturalmente tra, nel tuo caso, insomma, la coppia di doppio che sono dentro i primi 10 e su quale superficie? No, facciamo del Federer, Nadal, Djokovic è meglio, più facile. No, è Ok. singolo, va bene. Federer a Wimbledon, Nadal a Roland Garros, no, questo perdono sicuro. Io dico che giocare contro Federer a Wimbledon. Giocare contro Federer e Wimbledon. Sì. Ma sì, dai, l'importante è Iguale, partecipare. tutti e tre sono praticamente impossibile, però dico che sull'erba può succedere un po' di, per me, più sorpresa, diciamo così. Certo, cioè, può succedere di tutto. Giusto. Assolutamente. E la tua programmazione per la ripartenza, nel senso di tornei, se già hai cominciato a guardare qualche torneo ETF, visto che si era parlato che si riprenderà il 17 di Sì, agosto? non lo so perché veramente non lo so come loro devono fare. Va bene, cominciamo con il Washington, sono tornei grandi, ok? Ah, però ancora no, non ha deciso di nulla di Challenger, giusto? Non c'è un calendario, niente. Però immagina che quello direttore che fa un challenger, noi sappiamo che lui non fa un sacco di soldi, ok? È una conta, diciamo che apprettata, sai? Lui fa un po' di soldi. Immagina che tutti gli sponsor, se lui perde, diciamo, uno o due sponsor di questo torneo, penso che lui non può fare quello torneo. Quindi diciamo di tutto il challenger, per me solo 20% del challenger del mondo sono challenger forte in questione finanziaria, che possono fare uguale, che c'è un contratto di sponsor di 10 anni. Quindi per me si giocano pochissimo per me. Diciamo che il verano europeo sono sempre come 4-5 challenger per settimana, per me. Questo penso io, non lo so. Per Sì. me loro devono fare che uno, due massimo alla settimana, forse una settimana non c'è nessuno. Non posso. Mi penso nel future. Chi fa un future in questa situazione? Poi dipende anche dalle strutture alberghiere, ricettive, come reagiscono, cioè Giusto, come riescono giusto. Un US a Open dislocare. c'è soldi per fare tutta la questione di sicurezza, no? Di distanziamento sociale. Però immagina un torneo più piccolo, come un Challenger, un Future. Come fai?
non c'è, per me no, non vedo come, però non lo so, per me non è una situazione facile, per questo veramente no, non lo so che pensare. Io sto qua, mi alleno, però lo so che può essere che un mezzi, due mezzi, c'è cioè due tornei per giocare, per andare a Europa per giocare uno o due, non lo so se riesco a fare, sai? Se conviene anche a Ci livello economico. conviene? Sì, perché ancora è pericoloso, ancora siamo in una situazione di contagio, non c'è una, come si dice, vacuna, come si dice? Del vaccine, Ah, vaccino, sì, non c'è, vaccino, sì, e non ci sarà per molto. quindi è una situazione difficile. Chiaro. E tornando al doppio, stai cercando in questo momento un compagno per il doppio? Stai pensando ai Sì, Jedi sempre, Mori? sì, sempre trovo di incontrare un compagno fisso. In questo livello di challenger è un po' più difficile, però sì, sempre. Però adesso no, non ho parlato con nessuno, già sono, non lo so, 3 mesi senza vedere questa parte, perché, come ti ho detto, non lo so, si devono giocare, perché non lo so se ho visto, però l'ATP voglia fare il challenger di doppio, solo 8 parecchie, Quindi non 8 coppie. 16, 8 coppie. Quindi immagina, i giocatori che vanno a giocare challenger sono giocatori 60-70 del mondo, perché sicuramente loro non entrano al Washington, diciamo così. Quindi, giochiamo a un challenger, solo c'è un challenger. E adesso questo challenger solo 8 coppie. E quindi bisogna vedere Pazzesco. chi entra, chi non entra, come classifica, Non bisogna c'è, guarda, non guardare c'è, queste è persone. impossibile, per me è un po', falta senso. Comunque cominciamo come ritorniamo a un circuito che siamo, diciamo, 2000 giocatori. Però solo 200 possono giocare, perché solo questo 200 prima che come diciamo così, abbiamo l'opportunità di giocare, perché non Sì. è che loro non vogliono giocare, no, non c'è spazio, non entra, sono meno tornei per lo stesso numero di giocatori. Meno Quindi, tornei, meno possibilità, ovviamente. Parte di meno, a parte di meno tornei, loro vogliono fare il tabellone piccolo, quindi. Ridotto, sì. Comunque, diciamo, in questa diretta ti hanno lanciato due possibilità, o Clap o Vassori, magari ci puoi dormire un attimo. Forse, no? Non lo so, con Vavasori già giocato, con Ocleppo no, Ocleppo no. Solo gioca con italiano, lui mi ha detto che no. No, Magari scherzando. dopo questa diretta ci ripensa. Proverò a intervistare Vassori così vediamo cosa ne pensa lui. Giusto, giusto. Benissimo. C'è qualcosa che ti dà la carica prima di entrare in campo? Una canzone, una No, frase, no, no, un film? no, 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 sempre. Trovo di stare concentrato, parlando con il mio compagno, lasciando chiaro che dobbiamo fare in campo, cose semplici, sai? Tipo, uno o due cose semplici, perché entro in campo con il tantra codico, come 10, come si dice, 10 punti, giochiamo Funziona. così, così sì. E non funziona, deve fare lo più semplice possibile e trovo di infocarmi in questo 2 o 3 punti. Certo. Un'ultima domanda, ti lasciamo andare. Un sogno.
come diciamo noi, il sogno del cassetto, qual è il tuo sogno per la tua carriera o per il prossimo futuro? Sogno di giocare a livello di un top 10, diciamo così. Non voglio. In tutta la mia carriera, ho mai pensato troppo lungo, sai? Tipo, ah, voglio essere numero uno del mondo. No, quando era 400, pensavo, no, voglio essere 300, dopo 200, dopo 100. Sempre ho fatto così. Non mi piace pensare troppo lontano, sai? Giusto. Sì, a breve scadenza, quindi già è giusto. È meno pressione, noi già abbiamo tante pressioni tutto il giorno, tutte le settimane, quindi un'altra pressione di pensare lontano che devo mettermi al 10 del mondo è. Quindi io penso così. Piano Piano piano, comunque già hai piano, raggiunto giusto. un'ottima classifica, Piano quindi piano si va lontano, no? È qualcosa così. bravo, bravo, grandissimo. Ti ringraziamo per essere stato nostro ospite e speriamo ovviamente che questa intervista ti porti fortuna e che tutto vada bene, soprattutto in Brasile, visto la situazione, la Grazie, salute al primo posto e grazie. tutto il resto. Grazie mille, Dani. Grazie, è stato un piacere. E Piacere. spero di andare in Italia presto. E vediamo, speriamo che questa situazione di salute di tutto il mondo sia un po' meglio in 2 o 3 mesi, così possiamo ritornare la vita normale. Diciamo che chiudendo, potremmo chiudere con una frase poetica, il tennis come la vita, no? Ogni settimana c'è una nuova opportunità. Giusto, giusto, Quindi giusto, 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 perfetto. succederà anche al mondo. Ciao, grazie Grazie mille. Ciao ciao. Dani, un abbraccio, ciao ciao. Ciao ciao.